La portaerei Cavour è rientrata venerdì scorso 30 aprile nella stazione navale di Mar Grande di Taranto, chiudendo così dopo 3 mesi e con successo la campagna Ready for Operations. L'unità ha messo i cavi in banchina con all'attivo 15.627 miglia percorse e 1.406 ore di moto, per lo più in Oceano Atlantico, e con la certificazione di impiegare il nuovo sistema d'arma costituito da velivoli di quinta generazione, gli F-35 nella versione Bravo, a decollo corto e a pontaggio verticale, ottenuta al termine delle Sea Trials, serie di test in mare. Nave Cavour era partita per la campagna il 28 gennaio scorso con il saluto del ministro della difesa Lorenzo Guerini. Questa campagna consentirà di aumentare ulteriormente le capacità della difesa e la marina in particolare sapranno anche in ottica interforze mettere a disposizione dell'Italia per la tutela dei nostri interessi nazionali. Al rientro l'ammiraglia della squadra navale della Marina Militare con i suoi 568 tra uomini e donne dell'equipaggio al comando del capitano di vascello Giancarlo Ciappina è stato accolto dal sottosegretario alla difesa Stefania Pucciarelli, dal capo di stato maggiore della Marina ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone e dal comandante in capo della squadra navale l'ammiraglio di squadra Paolo Treu. Autorità che non hanno fatto mancare l'apprezzamento a nome del paese, del sistema difesa e della Marina per il risultato conseguito. Quello che avete conseguito è un risultato che consentirà all'Italia di diventare l'unica nazione dell'Unione Europea dotata di una portaerei con velivoli di quinta generazione, ossia dotata di una capacità strategica elitaria, indicativa di prestigiose potenzialità militari, specchio del rango internazionale del nostro amato paese, della nostra difesa e della nostra marina. Questa portaerei rappresenta la massima espressione del potere aeronavale e della naval supremacy di una nazione. Oggi disponiamo di una marina militare di altissimo livello, in grado di assicurare le esigenze fondamentali di difesa e di sicurezza interna e di rispondere con efficacia agli ordini internazionali assunti dal paese. Non ci fermiamo qui, abbiamo la capacità adesso di proseguire a marce forzate su questa via. A breve avremo il primo velivolo della Marina che appunterà qua su nave Cavour, pilotato da un aviatore navale. Quindi questo è un ulteriore tassello in un mosaico che si sta componendo pezzo dopo pezzo in maniera decisamente positiva e soddisfacente, lasciatemi dire entusiasmante.